Bene, adesso siamo nella fase quasi finale della preparazione. Vi faccio vedere anche la mia faccia, ogni tanto è obbligatorio. Quindi si recuperano i pezzi che abbiamo cotto per 4 ore in questa bagnarola pulita. Poi con una forchetta si fanno tanti taglietti. E si spolpa praticamente, visto che se ne viene in maniera veloce, vedete, perché quando è ben cotto esce fuori in maniera veloce. Vedete come si spolpa subito? Non è difficile recuperare poi i pezzi, però deve essere cotto, se no non ce la farete. Si ne spolpa in maniera velocissima. Questo è il piede, anche questo è molto saporito, molto interessante. Orecchie, insomma, tutto quello che vedete. Assaggeremo, questa è la lingua, vedete? Un pezzettino, buonissima, mamma mia. È la carne di maiale che apprezzo di più. Proviamo un altro pezzettino per l'augurio. Cotta perfetta. Si appresta veramente un grande suso. Adesso noi andiamo avanti, spostiamo tutto, recuperiamo i pezzi. I pezzetti più o meno si fanno di 2-3 cm, qualcuno anche più grande, ma più o meno un trito misto vario. Non è importante che siano più piccoli o più grandi, l'importante è stare massimo sui 3-4 cm massimi. E poi faremo vedere dopo come finire il risultato. Il sugo che è rimasto, il liquido, andrà sgrassato e si recupererà quello che ci servirà poi per poter terminare la fase finale. Nella fase finale metteremo all'oro, metteremo delle vaiane, noi diciamo di pepe salvatore secco, un po' di peperoncino e aceto quando basta, e nel caso aggiungiamo anche del sale. Quindi si tratta di spolpare adesso le ossa, chiaramente cacciate poi. Vanno messi mettete i guanti per un fatto igienico, anche perché brucia veramente. Quindi potete fare un po' con le mani, un po' col coltello, insomma, come meglio potete aiutarvi nelle rocche petrose del maiale. Ok, vedete come se ne viene? È un po' calda adesso, ma man mano poi si andrà un po' meglio. Abbiamo almeno un'oretta di lavoro in questa fase. Ogni tanto io provo qualche peso. È irresistibile. Bene, poi i pezzi si metteranno in questa recipiente, in questo recipiente. Prima si cacciano quelli, prima si spolpa completamente. Adesso abbiamo recuperato una testa, ecco, questo è un piede. Ecco qua. Poi dopodiché si fanno a pezzetti e si mettono dall'altra parte. Quindi con un coltello vi mettete, sezionate. In questo modo, andiamo ad utilizzare un coltello più grande, così fate prima. Intanto potrebbe rimanere un ossetto in giro che poi lo potete trovare come problema sui denti, quindi ci sono delle ossa che sono tenere, si possono lasciare, alcuni pezzi sono da scartare, come in questo caso. Ci vediamo nella fase finale della preparazione del sugo.